Ciao a tutti amici di eximardo.com e ben ritrovati da nuovi unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le Rockat Cave XTD Stereo. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo un'apertura frontale in plastica trasparente che ci darà modo di visualizzare il prodotto contenuto all'interno. Abbiamo già rimosso le cuffie che adesso vi mostreremo. Tutto intorno troviamo invece le caratteristiche principali di questo headset. Stessa cosa nel retro della confezione, le caratteristiche riportate in diverse lingue, tranne purtroppo l'italiano, specifiche tecniche, un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie con alcuni dettagli delle caratteristiche ed altri riferimenti, immagini di tutto il resto della confezione. All'interno della confezione troveremo questo piccolo Busco Selection Guide e quest'altro piccolo manualetto dove ci viene specificato, in caso di problemi, dove ci dovremo rivolgere e come smaltire le cuffie. Ovviamente all'interno della confezione sono presenti anche le cuffie che, come possiamo vedere, adottano sempre una colorazione total black a una finitura opaca. Nella parte esterna dei padiglioni troviamo nel lato destro il simbolo del Rockat, che ricordiamo essere una pantera, il nome e il modello delle cuffie KVXTD. Nel lato sinistro invece troviamo parte della scritta Rockat e il microfono che potremo ruotare di 360 gradi e potremo anche rimuovere con un semplice gesto. Il microfono è di tipo omnidirezionale e offre anche una cancellazione del rumore per eliminare qualunque disturbo durante le nostre partite, quindi comunicazioni in TeamSpeak e quant'altro. Purtroppo non è presente un tappo che coprirebbe questo antiestetico, diciamo, foro. Mettiamo il microfono al suo posto e, come possiamo vedere, le cuffie sono dotate anche di questo piccolo anello cerchio in plastica lucida che conferisce anche un aspetto elegante alle cuffie stesse. E la personalizzazione scelta da Rockat è molto buona. Troviamo sulla headband, nella parte esterna, appunto la scritta Rockat. Nella parte interna invece troviamo questa imbottitura in tessuto esternamente e internamente in gomma, che poi ritroveremo anche nei padiglioni, che sono molto soffici, quindi attenueranno molto una volta calzate le cuffie sulla nostra testa. I driver utilizzati per le KVXD stereo sono da 50 mm, quindi una buona dimensione per ascoltare musica e per immergerci nelle sessioni di gioco. Abbiamo come sempre la possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie. Abbiamo, se non ci sbagliamo, fino ad 8 step, come possiamo vedere, quindi le KVXTD potranno essere calzate anche da persone che hanno una testa abbastanza grande. I padiglioni, come abbiamo detto, hanno una dimensione molto generosa e quindi sono anche molto comode da indossare. Altri dettagli degni di nota non ne troviamo al momento, ma li vedremo eventualmente nella recensione scritta sul nostro sito. Il cavo non è il classico rivestito in treccia di tessuto, ma adotta una guaina di colore azzurro che richiama appunto i colori principali della Rockat, che sono il nero e l'azzurro. Troviamo questo laccetto in feltro per mantenere il cavo e eventualmente riporlo. I connettori sono jack da 3,5 mm, non placcati in oro purtroppo, però abbiamo questi due colori che ci ricordano che questi sono l'ingresso per le cuffie e questo è l'ingresso per il microfono. Inoltre abbiamo il microfono, scusate, il controller inline, che ci permetterà di controllare le funzionalità direttamente senza agire, scusate, sul pannello di controllo di Windows. Troviamo sempre un dettaglio, in questo caso la scritta Rockat, la possibilità di regolare tramite questa rotellina il volume minore o maggiore e l'attivazione del microfono off-on. Con questo, diciamo, è tutto. Rivendiamo dunque a ulteriori immagini e approfondimenti nella recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com. Un saluto a tutto lo staff.